PSR della Puglia si caratterizza per il peso rilevante che viene attribuito all'asse 4 dal punto di vista programmatico e finanziario. Consideriamo anche che dell'intero budget italiano dell'asse 4 il 42% è rappresentato dall'asse 4 Puglia. Questo ovviamente significa che ai GAL pugliesi è attribuito un ruolo molto importante all'interno delle strategie per lo sviluppo rurale della regione. Tutto questo significa che è necessario intanto accompagnare i GAL con delle opportune forme di trasferimento delle competenze. Tra l'altro l'iniziativa messa in campo dalla rete rientra in questo obiettivo. Allora, credo di essere più preparata per quanto riguarda il mio ruolo di animatrice e quindi tutte le attività che andremo a svolgere sul territorio. Meno preparata nell'affrontare le procedure. Mi preoccupano le nuove procedure che sto cercando di studiare, quindi... L'impreparazione deriva sul fatto delle nuove norme procedurali che sicuramente hanno modificato il modo di operare le galle. Le procedure spaventano... per una serie di motivi anche giustificati, se vogliamo. No, questa paura delle procedure deriva un po' da una serie di cambiamenti che ci sono stati sia dal punto di vista programmatico che proprio procedurale, regolamentare, amministrativo. Va detto anche che non sempre i regolamenti e le procedure di attuazione che le varie regioni hanno messo in atto per l'implementazione dell'asse 4 dedicano ampio spazio all'approccio leader. Tra l'altro nel 2000-2006 più o meno i GAL adottavano lo stesso modello procedurale nell'ambito del quale a loro competeva la selezione dei beneficiari, la fase dei controlli e poi l'erogazione dei contributi. Adesso c'è stato in questa fase un tentativo di semplificazione delle procedure ma anche di alleggerimento delle responsabilità dei GAL, perché la fase dei pagamenti e quindi dell'erogazione dei contributi pubblici ai beneficiari finali è competenza di un altro soggetto. Questo ovviamente semplifica le cose dal punto di vista del GAL, ma crea anche un'altra serie di criticità, cioè la presenza di un ulteriore soggetto diverso dall'autorità di gestione e ovviamente dai GAL. Nel caso della Puglia, ma anche di tante altre regioni italiane, un soggetto che non opera a livello regionale crea delle difficoltà di interrelazione. E questo ovviamente ha allungato molto e rischia di allungare molto i tempi per l'erogazione dei contributi. Di questo ovviamente si preoccupano molto i GAL, poiché uno dei loro punti di forza era proprio questa prossimità nei confronti nei riguardi dei beneficiari. Probabilmente c'è una rigidità nelle procedure e nei regolamenti, però questo può voler dire anche maggiore chiarezza. Recentemente puntiamo sull'animazione, quindi animazione dei bandi e delle possibilità che tutto il PSL offre. 1. Chiudere immediatamente la presentazione del PSL in modo tale che tutti i comuni vengano a conoscenza delle potenzialità offerte dai finanziamenti europei sul territorio. 1. Formazione. Siamo un GAL nuovo. In primo luogo la stesura e la pubblicazione dei bandi. Primo, la spesa. Dal punto di vista tecnico, la cosa più importante è cominciare a farsi conoscere. Questo vale per i GAL vecchi quanto per i GAL nuovi. I GAL vecchi non credano di essere già accreditati e riconosciuti sul territorio. Farsi conoscere significa anche fare porta a porta se necessario,
parlare con tutti, dal sindaco al benzinaio, passando per il pastore, eccetera. Dal punto di vista invece amministrativo e procedurale, la cosa fondamentale con la quale partire subito è organizzarsi.